nostra festa sociale che facciamo annualmente. Ci sono tutti gli associati della CAP di Bologna. Quest'anno siamo particolarmente soddisfatti dell'andamento dei nostri arbitri perché hanno avuto un comportamento esemplare. Puntiamo molto su un discorso di educazione reciproca in campo. Noi vogliamo gli arbitri che siano educati, che siano consapevoli e siano rispettosi dei giocatori e dei dirigenti. È il nostro, un po' il nostro biglietto da visita. Quest'anno abbiamo avuto la soddisfazione di avere un nostro arbitro che ha arbitrato la finale dei campionati nazionali, quindi tra parentesi siamo campioni nazionali anche noi. Questa è una grossissima soddisfazione per il settore di Bologna perché è la prima volta che succede da oltre 60 anni. Mi piace il calcio, mi piace fare l'arbitro e sicuramente questo mi ha avvantaggiato. Devo dire che un pizzico di fortuna nella fase finale l'ho avuto, insomma la lotta era agguerrita, i pretendenti della Toscana erano tanti, la loro squadra purtroppo è arrivata in finale e di conseguenza si sono autoeliminati da soli. Io ero nel candidato e ho avuto la meglio sugli altri. Quindi. Quale qualità deve avere un buon arbitro? Ma moltissima tolleranza, sicuramente sapere il regolamento, saperlo applicare più che altro e non lasciarsi intimorire dagli episodi di gioco, dai fatti e dalle persone che sono in campo.